Buongiorno, io sono Antonio. Buongiorno, io sono Alessandra. Benvenuti alla seconda edizione del New Game Designer, l'evento che è il culmine dell'attività di ben due semestri dell'Università degli Studi di Milano e del Politecnico per trovare quelli che sono i videogiochi sviluppati dagli studenti migliori. In questa giornata avremo tre postazioni. Naturalmente la postazione principale è quella in cui verranno mostrati i lavori di questi ragazzi che sono già in fibrillazione. Nella sala ospiteremo la Tana dei Goblin e poi avremo un altro stage in un'altra sala in cui verranno intervistati i nostri ospiti che, Antonio, credimi, sono persone molto interessanti e avranno moltissimo da dirci. E però per vedere prima come abbiamo organizzato tutto quello che succederà oggi, abbiamo realizzato un breve filmato per farvi vedere il backstage di questa giornata. Tre postazioni, Dario, Fabio e Alessio, e andiamo subito nella postazione principale per vedere Alessio chi hai come ospiti. Qui alla postazione computer, come vedete alle mie spalle, i team lavorano, ma qui con me ho due professori della Università Statale di Milano, Dario Maggiorini e Laura Ripamonti. Chiediamo subito a Dario di spiegarci un po' meglio questo evento di oggi. Grazie Alessio. Innanzitutto siamo molto eccitati di essere qui anche quest'anno. I nostri ragazzi in pratica hanno lavorato sodo in questi mesi per poter produrre un prototipo di un videogioco e oggi sono qui molto battaglieri e molto eccitati anche loro, pronti ad impressionare non soltanto l'Accademia ma anche le aziende che abbiamo invitato qui. Ma non si parla solo di videogame da giocare, c'è anche l'arte. Chiediamo a Laura, qual è il lato artistico del videogioco in questo evento? Beh, diciamo che il lato artistico del videogioco, oltre a essere la componente artistica che i nostri ragazzi hanno cercato di mettere nei loro giochi, è rappresentata anche da alcune delle opere di Neoludica che sono state esposte all'ultima biennale a Venezia, che sono state gentilmente portate qua dagli artisti di modo che possano essere visionate. Sono tutte le opere d'arte che creano una specie di trade union tra quello che è il videogioco e l'arte nel senso stretto del termine. Perfetto, a voi studio. Ed eccoci qua, dopo tanta arte e lo stato dell'arte, io sono molto lieta di presentarvi Massimo Triulzi. Massimo Triulzi, per chi non lo conoscesse, è la persona che in Italia ha sdoganato il videogioco dalla stampa generalizzata, portandola forse sul più grosso giornale che abbiamo in Italia, il Corriere della Sera. Lui si è occupato in maniera professionale per 15 anni di videogiochi. Massimo. grazie Ale, troppo gentile. In realtà sì, è vero, ho cercato di sdoganare i videogiochi perché venivano visti come giochini, tra virgolette, invece sono cosa seria e rappresentano anche un futuro, una prospettiva di crescita sia per l'economia che per tutti i ragazzi che ci stanno iniziando a lavorare. E tu come vedi in questo momento lo stato dei design in Italia? Beh Ale, come in tante cose purtroppo in Italia adesso abbiamo un po' una fuga di cervelli anche sui videogiochi e quindi c'è molto bisogno di nuove leve e grazie tra l'altro alle app che ci sono sui tablet, sugli smartphone, non sono solo i videogiochi quelli seri, quelli delle grandi compagnie, ma sono anche giochi che possono essere sviluppati da singoli o piccoli gruppi di programmatori. Quindi c'è molto spazio per la creatività e per le nuove leve, per i ragazzi, gli studenti del Politecnico dell'Università di Milano. E in Italia, come tu sai, abbiamo un'associazione di categoria che si occupa di rappresentare anche gli editori italiani, non solo naturalmente, stiamo parlando di AESVI,
Associazione Editori Software Videoludico Italiana, che ha questo ruolo istituzionale di protezione e di serietà nei confronti dei videogiochi. A questo proposito abbiamo Talita Malagò che ci racconta che cosa stanno facendo. Grazie. È un'associazione di categoria che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia. Si occupa di rappresentare gli interessi delle imprese che operano nel settore nei diversi livelli della filiera, quindi produttori di console, grandi editori multinazionali di videogiochi e dallo scorso anno anche gli sviluppatori indipendenti che producono videogiochi nel nostro paese. La situazione sulla pirateria in Italia è abbastanza preoccupante perché il nostro paese da diversi anni detiene il triste primato di essere uno dei paesi in cui si scarica il maggior numero di videogiochi pirata da internet. Il collegamento tra l'università e l'industria per noi è un fattore fondamentale perché uno degli elementi principali che rendono un paese un luogo ideale per sviluppare videogiochi è la qualità delle risorse umane, che dipende non soltanto dal talento ma anche dall'esistenza di adeguati percorsi formativi che consentano di mettere sul mercato delle risorse che abbiano gli skill necessari. Oggi ci troviamo in un periodo di transizione per cui è abbastanza difficile fare delle previsioni su quale direzione prenderà il mercato. Sicuramente bisognerà attendere il lancio delle nuove console previsto per i prossimi anni e capire anche quali saranno gli sviluppi dei modelli di cloud gaming che consentiranno di eliminare uno degli ostacoli principali alla distribuzione digitale, ovvero i problemi di spazio nel salvataggio dei videogiochi che hanno un peso molto diverso rispetto a quello dei file musicali, ad esempio. In Italia le prospettive per gli sviluppatori indipendenti sono diventate molto più reali e più positive negli ultimi anni, grazie soprattutto alla diffusione delle piattaforme online e mobile. Quello che è però importante, visto che il mercato dei videogiochi è un mercato molto competitivo e con una dimensione internazionale, è specializzarsi e crearsi un proprio stile, una propria fetta di mercato. Quindi il lavoro da fare è veramente molto. ISV lavorerà sicuramente con un minimo comune denominatore che è quello di far riconoscere il valore dell'industria dei videogiochi a livello istituzionale e a livello mediatico da un punto di vista economico, sociale e culturale. Ci sono due diversi target, per così dire, che noi avremo nel futuro. Da un lato i consumatori, dall'altro lato il nostro target saranno le imprese, imprese soprattutto italiane, quindi lavorare per lo sviluppo di un'industria dei videogiochi a livello nazionale. Il motivo per cui è importante essere nella nostra associazione è perché noi stiamo cercando di sviluppare un senso di appartenenza ad un settore, e soprattutto di fare massa critica per attrarre sia investimenti sia forza lavoro, quindi cervelli. Soltanto tutti insieme possiamo riuscire a fare la differenza per far decollare anche in Italia un'industria a livello nazionale.
Ci sono videogiochi belli, ci sono videogiochi bellissimi e ci sono anche videogiochi incantevoli, alle volte delle vere e proprie forme d'arte di intrattenimento videoludico. E in effetti il binomio fra il videogioco e l'arte è una cosa che si sta sviluppando. Molti artisti hanno cominciato a ispirarsi al mondo dei videogiochi o agli scenari che i videogiochi sono in grado di evocare per creare delle opere che rispecchino la loro sensibilità. E qui abbiamo una collaborazione proprio per mostrare i lavori che sono stati fatti, alcuni dei lavori probabilmente i migliori in questo momento, con la Eludo Art Gallery, che cerca di farci vedere una rassegna dei videogiochi, dell'arte ispirata ai videogiochi e dei videogiochi artistici più interessanti. Quindi stiamo parlando di game art e Fabio, mi senti? Ci puoi presentare il tuo primo ospite che ci introdurrà in questo mondo? Cara Alessandra, cara Antonio, eccoci qui in sala riunioni. Prima diceva Alessandra, saremo in compagnia di ospiti molto molto interessanti, avevi assolutamente ragione. Io sono qui con Luca Traini, scrittore, prosatore, poi ci spiegherà magari perché, ma soprattutto curatore di Neoludica. Buongiorno Luca. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. E eccoci, finalmente arrivati qua a parlare di arte e videogames. Ma soprattutto Luca, io volevo subito partire con una domanda molto semplice. Cos'è Neoludica? Neoludica è un nuovo orizzonte critico per prendere in considerazione finalmente il nuovo mondo del videogame, cioè l'arte del XXI secolo. L'ultima nata di quel binomio fondamentale per noi che è arte e tecnologia, che vanno sempre di pari passo da 75.000 anni. Ecco, parlaci meglio di questa sinergia. Tu prima mi parlavi di questa sinergia tra videogame ed arte. Qui, tra l'altro, potete vedere, siamo immersi in opere d'arte e poi magari vi sveleremo più nel dettaglio. Avremo degli artisti che insomma hanno realizzato queste opere splendide. Parlaci un attimo di questa sinergia allora tra arte e videogioco. Certo, noi abbiamo naturalmente preso in considerazione un orizzonte molto ampio l'anno scorso per sdoganare il videogames come arte alla Biennale di Venezia. Abbiamo preso in considerazione sia gli artisti tra virgolette tradizionali che usavano il videogame per fare una sperimentazione. Poi abbiamo mostrato anche quelli che erano gli aspetti secondo noi artistici, cioè di massima raffinatezza dei videogames fatti dai publisher, cioè i grandi videogame commerciali, quindi le avanguardie e Hollywood, più tutta una serie di altri artisti che hanno fatto una scultura in realtà aumentata, oppure Photoshop, oppure come nel caso vedete di Samuele Arcangeli, pittura tra virgolette tradizionale ma su tavola di legno con... Ecco, quindi tutto un mondo che abbiamo cercato di mettere insieme e a cui abbiamo di dare una lettura la più sfaccettata possibile proprio per aprire questo nuovo orizzonte, perché i tempi sono maturi, sono ormai 50 anni che il videogames è diventato una presenza fondamentale nella vita di tutti e quindi è chiaro che attraverso questo nuovo medium viene analizzato il nuovo modo di vedere il mondo a diversi livelli, a diverse sfaccettature. Ecco, mi parlavi prima della figura del quadro. Sì. Beh, ragazzi, da questo punto di vista qua il videogames è ancora rimasto nell'era della visione quadrata della realtà. La visione quadrata della realtà che da questo punto di vista qua, dalla nascita della civiltà agricola, delle finestre, delle porte, arriva dritta al quadro, al cinema, prima alla foto, allo schermo del computer. Per il momento abbiamo ancora questa realtà artistica, è un segno di continuità da parte, diciamo, del videogames, che di nuovo naturalmente ha l'elemento interattivo che ancora scardina di più il mondo dell'arte, come già il cinema con la dinamicità. Luca, dobbiamo ricevere la linea allo studio, al volo mi devi dire qual è il tuo videogame preferito. Assassin's Creed. E ne parleremo dopo, a voi studio! Caro Fabio, anch'io ho una visione assolutamente quadrata di questa realtà e amo tantissimo Ezio come il tuo ospite, ma in questo momento vorrei parlarvi di una collaborazione nata quasi per continuità, cioè dal videogioco, ma se noi dobbiamo pensare a cosa c'era prima, c'erano i giochi da tavola e qui non poteva che esserci la Tana dei Goblin, che sono probabilmente la community di riferimento per gli amanti di questo genere, sviluppatasi negli anni attorno appunto all'amore per un gioco che
è manuale, visivo, è molto bello ed è un gioco di aggregazione. Possiamo dire che si possono considerare questi giochi degli archetipi del videogioco online. E certamente, se parliamo di videogiochi tridimensionali, chi meglio del nostro Dario, il terzo inviato, quello più 3D del gruppo, per raccontarci che cosa sta succedendo adesso nella Tana dei Goblin. Eccoci qua, ci troviamo in questo momento nella Polisala, che è il regno dei Goblin, la Tana dei Goblin, la fondazione che si occupa di giochi da tavolo e di divertimento sia online che fisicamente. Infatti la grande differenza di questa sala, lo vedete, è la presenza fisica di tutta una serie di giochi. Ci sono già alcune persone che si stanno divertendo e cimentando in questo momento. Possiamo fare qualche nome, magari qualcuno di voi le conosce. Abbiamo qua Jinx, un gioco di carte a cui stanno giocando questi ragazzi al momento. Abbiamo dei giochi un pochino più vecchia scuola, quelli di legno, e poi si va da Cathedral, la Rasente Roboter e altri. Dicevamo la Tana dei Goblins, molti di voi lo conosceranno perché l'associazione ludica di giochi sia online che da tavola con più iscritti in Italia, un progetto anche federalista, diciamo così, con utenti in buona parte delle città italiane. Qui al nostro fianco abbiamo Alberto Barbati, che della Tana del Goblin è uno dei fondatori e dei promotori, a cui chiediamo di spiegarci proprio di che cosa si tratta. Ovviamente siete una grande comunità virtuale, siete una comunità anche fisica, perché qui a Milano avete una sede e vi ritrovate. Esatto, esatto. La Tana dei Goblin è presente in tutto il territorio italiano e è un cappello di varie associazioni sul territorio. A Milano c'è la Tana dei Goblin Milano, che ha una sede che è qui vicino presso la UESM, Università Europea degli Sport della Mente, in via Santo Guzzone a Milano, e dove ci troviamo regolarmente il martedì e il venerdì. E in cui ci troviamo e siamo tutti appassionati di giochi da tavolo, giochiamo ai nostri giochi preferiti, che è lo scopo della fondazione. Chiaramente la fondazione, oltre ai giochi da tavolo, qualsiasi gioco che si possa giocare in società è ben accetto, per cui anche i giochi di carte, i giochi di miniature e altro. Quanto è diffusa questa pratica? Cioè, voi quanti siete che vi ritrovate per queste vostre battaglie? Diciamo che a Milano siamo 400 iscritti, mi pare, o giù di lì, anche se non tutti vengono assiduamente alle nostre riunioni, e comunque sul tutto il territorio italiano si contano migliaia di iscritti. Sul nostro portale, il nostro portale goblins.net, c'è un forum di cui abbiamo credo più di sicuramente una decina di migliaia di iscritti. Eccoci, studio. Non è corretto. Abbiamo visto i giochi tridimensionali, i giochi reali, ma adesso parliamo di un altro gioco che sta per succedere qui. Quelli che vedete qua sono dollari, dollaroni sonanti. A cosa servono? Fa parte di quello che deve essere utilizzato da parte della nostra giuria, composta da imprenditori e finanziatori di veri videogame, per andare a premiare, a pagare i singoli sviluppatori, i singoli team che sviluppano i videogiochi. La strategia è proprio questa: i nostri giudici daranno soldoni sonanti, anche se virtuali, ai due gruppi, sia quelli del Video Game Design and Programming, che è il corso del primo semestre, che quello dell'Online Game Designing del secondo semestre, per far capire ai ragazzi quanto paga sviluppare un buon videogioco. E io adesso però cambio radicalmente scenario, perché vedo che insieme al nostro opinionista, il nostro tecnico del videogame, si è aggiunto anche un ospite. Massimo, chi è arrivato lì da te? È arrivato Luca Pinato. Luca Pinato, che ci deve raccontare una storia sulla correlazione tra la città di Crema e i videogiochi. Una cosa che non capiamo bene, per cui spiegacela, Luca. Buongiorno, sono qui per parlare di un progetto, Crema Hero, nato da un'idea del comune di Tema, di Crema, dell'ufficio Tempi, che voleva uno strumento che coinvolgesse i giovani nella vita civica della città, nella gestione della città e delle sue problematiche. Per fare questo ha chiesto la collaborazione dell'Università di Milano, del laboratorio Pong, il Playlab for Innovation in Games, che ha realizzato un videogioco, appunto Crema Hero, che è un serious game a finalità civica. Dove sta il divertimento? Voglio dire, un videogioco deve essere divertente, deve essere coinvolgente. Cosa fai? Te lo scarichi, te lo giochi a casa?
Come ottieni gli scopi che ti sei prefisso? Crema Hero noi abbiamo deciso di metterlo in Facebook, su Facebook, per avere maggiore visibilità e quindi raggiungere la maggior parte dei giovani a cui è diretto. E ovviamente è un gioco divertente, che deve divertire, pur avendo una forte componente educativa. Questo gioco, il divertimento sta nel riconoscere in un ambiente dalla grafica che ricorda molto i fumetti, il mondo dei fumetti, la propria città, che in questo caso è Crema, e nella gestione della città stessa tramite dei fondi, ma soprattutto nel combattere le problematiche presenti in una città nei panni di un supereroe. E quindi combattere appunto queste problematiche impersonificate nei mostri, come sono bombolette giganti o cestini cattivi dei rifiuti. Grazie. Senti Luca, ma dicevi su Facebook, dove lo possono trovare quelli che ci stanno seguendo? Su Facebook, scrivendo? Cercando Crema Hero Project. Ok. Grazie. Grazie Luca. Grazie a voi. È stato gentilissimo. Io passo la palla a Alessio che ci... Cosa ci parli? Cosa ci racconti? Io sono qui con Antonio Nigro, l'altra parte del duo di questo Crema Hero. Gli chiediamo a quale videogioco ti sei ispirato per creare il vostro Crema Hero? Diciamo che per la parte gestionale del gioco ci siamo ispirati ai vecchi giochi come SimCity o Caesar, fino ai nuovi Farmville e Cityville. Quindi diciamo tutti i giochi all'interno dei quali ci sono delle risorse da consumare e cercare di in modo efficiente di ottenere dei risultati. Per quanto riguarda invece l'altra parte, quella più action, diciamo che ci siamo ispirati a giochi di tipo RPG, come possono essere i vari giochi dei Pokémon o i vari Final Fantasy o ad esempio il recente Fable 2, eccetera. Ma quanto pesa avere dei videogiochi così belli alle spalle per farne uno nuovo? Pesa tanto. Diciamo che un nostro punto di forza comunque è quello che offriamo ai giocatori, l'immedesimazione, quindi all'interno della loro città, e la possibilità di personalizzare il loro avatar, quindi puntiamo molto su questo soprattutto. Bene, allora entriamo nel vivo del gioco lanciando il trailer. Mi chiamo Gianmarco Zanna e lavoro come producer presso gli studi milanesi di Ubisoft. Fondati nel 1998, fino ad oggi si sono occupati dello sviluppo di videogiochi per tutte quante le piattaforme esistenti, a partire dal Game Boy Color, passando fino alle console di vecchia generazione, mentre oggi siamo focalizzati sullo sviluppo di videogiochi per le console di generazione attuale, Xbox 360, PlayStation 3, Wii U, e stiamo già guardando il futuro, ovvero alle console di prossima generazione che saranno presentate a breve. Il mercato dei videogiochi in Italia si appresta a vivere, io credo, una seconda rivoluzione, perché in futuro, nel futuro prossimo, vedremo sempre più l'industria andare nella direzione del digital delivery e quindi in una fruizione diversa di quello che è l'acquisto del videogioco, e fa il paio con questa situazione anche l'emergere di nuove piattaforme di gioco, che sono gli smartphone, piattaforme come le piattaforme iOS, quindi iPad, iPhone e quant'altro. Quindi vedremo una sorta di, come ho detto, rivoluzione. Oggi, grazie anche al fatto che l'università sta dando sempre più attenzione al mondo dei videogiochi, è importante avere un background di studi specializzati che possano preparare nel migliore dei modi l'ingresso all'interno dell'industria dei videogiochi. È importante la connessione fra Ubisoft Milano e comunque l'industria dei videogiochi e l'università, perché ci siamo resi conto che sempre più le università sono in grado di fornirci quelle figure professionali così difficili da reperire, soprattutto in Italia, e che dispongono già di un background di conoscenze che possono inserirle al meglio all'interno dei nostri studi. In particolare, noi siamo sempre alla ricerca di figure professionali che possono essere inserite nel nostro team. Mi piace ricordare che nel corso dell'ultimo anno ci sono state proposte 4 persone dall'Università di Milano e di fatto quelle 4 persone sono qua. Grazie al fatto che al giorno d'oggi
ci sono nuove piattaforme emergenti come appunto iOS e Android. Non parlerei più di un mercato per lo sviluppo indipendente in Italia, ma parlerei di un mercato per lo sviluppo indipendente nel mondo. È un mercato come tutti quanti gli altri e quindi molto duro. È facile entrare, ma è veramente difficile rimanere al suo interno perché comunque la possibilità di guadagnare è ristretta. Di sicuro rappresenta un'opportunità per tutte quante le persone dotate di spirito di iniziativa che vogliono cimentarsi in prima persona e senza altri filtri con quello che è lo sviluppo di videogiochi. Ricordiamo che il gruppo Ubisoft è composto da 28 studi sparsi in tutto il mondo e sempre più è importante collaborare con altri studi per poter creare videogiochi. Fare videogiochi oggi vuol dire un impegno sempre più elevato che richiede veramente tante persone. Quindi il nostro obiettivo sì, continuare a fare il lavoro che abbiamo sempre fatto e rimane quello di crescere. Vogliamo crescere anche a livello numerico, perché oggi siamo circa 40 persone e vogliamo essere di più da qui a un anno, da qui a 5 anni e perciò siamo sempre alla ricerca di collaboratori che possano entrare a fare parte del nostro team e siamo sempre alla ricerca di persone valide che possano contribuire a quello che è il nostro successo. E come avete potuto vedere non si trattava esattamente di Crema ma da una realtà internazionale quale è Ubisoft trapiantata, cioè che ha una sede anche in Italia naturalmente. Ubisoft è una multinazionale ben conosciuta nell'ambiente videoludico, ma vorrei farvi capire che iniziamo ad entrare nel vivo, quindi non c'è competizione senza giudici. Io vorrei spiegare che questi giudici rappresentano un po' tutto quello che è l'universo videoludico, quindi abbiamo rappresentanti dell'industria, avremo dei rappresentanti dell'accademia, ma anche della critica videoludica italiana che saranno qua per giudicare i lavori di questi ragazzi. I lavori di questi ragazzi che rappresentano un bello sforzo per loro, ma vorrei in questo momento sapere invece chi ha Fabio, perché mi sa che c'è con lui il nostro primo ospite femminile della giornata, un ospite che in qualche modo si riattaccherà al discorso Ubisoft. Fabio, chi hai lì con te? E dici bene Alessandra, sono qui con Deborah Ferrari, critica d'arte, poi magari andate su Wikipedia, c'è una pagina lunga così, Deborah, su Wikipedia che ci parla, cara Deborah, ciao. Ciao. Ci parla del progetto Art Revolution, con la R tra parentesi perché a noi queste cose anglofone ci piacciono. Che cos'è Art Revolution? È un progetto duplice di museo temporaneo, di pubblicazione d'arte e quindi di una serie di eventi creati intorno e per il brand di Assassin's Creed. Assassin's Creed che dopo 5 anni dalla sua nascita, e di fatto chi è appassionato, chi è videogiocatore, chi segue sa che la vicenda nasce nel 2012 e quindi poi torna indietro, è a un punto tale di elaborazione, di sviluppo, di profondità di racconti, narrazioni, toni, livelli di linguaggio e artwork, concept art, che abbiamo pensato meritasse proprio un museo temporaneo. Ecco, perché l'altro ieri, giusto, se non sbaglio, è stato presentato questo progetto del museo temporaneo di Assassin's Creed. Ci parli meglio? Praticamente tutti questi lavori che i game designer, i concept artist di Ubisoft sparsi per 23 sedi mondiali e 6 sedi dove è stato lavorato proprio Assassin's Creed rappresentano in una lettura del serbatoio visivo delle arti contemporanee la bottega globale, cioè come nel Rinascimento il maestro aveva la bottega con gli allievi che dipingevano le mani, le ombreggiature, i colori, i movimenti. Allo stesso modo l'industria videoludica oggi, che si parli di quella indipendente, che si parli di quella dei grandi publisher, è una grande bottega rinascimentale del XXI secolo, perché ciascuno compone una parte. Noi facciamo una lettura in un libro che è stato presentato. Ecco, perché qui abbiamo un bel libro, facciamo vedere anche alla telecamera, grazie a Marco Carraro in regia, Assassin's Creed Revolution, bel libro che io ho già visto.
con una serie di interventi e una lettura molto particolare. Si parte con Trasmedialità di Alberto Coco di Ubisoft, che ne legge le sue matrici culturali, Il futuro è adesso, che è una parte da me approfondita sull'anacronismo dell'arte contemporanea, perché non accade solo nel videogioco, e Riccardo Hoffman, che parla anche di sostenibilità e innovazione dell'arte, Luca Traini con La macchina dei ritratti di Samuele Arcangeli, Lo Spittelling di Salvo Falli, che abbiamo creato un genere letterario nuovo, e le interviste ai creatori, perché in questo libro ci sono anche le interviste dei creatori. Con le campagne fotografiche realizzate in Italia per realizzare i famosi giochi, dove si passa da Roma, si sta a Firenze, si va a Venezia, e naturalmente anche note tecniche con dizionario del videogioco e le schede dei videogiochi. Skira, un grande editore internazionale, ci ha creduto e l'ha inserito nel catalogo dell'arte contemporanea. Questo è un bel colpo, eh? Grande per il videogioco. Un'ultima domanda prima di chiudere: qual è il contesto che ti piace di più tra i vari Assassin's Creed, Roma, Firenze, quale ti piace? Ovviamente da una parte quello veneziano, e poi il prossimo, quello che uscirà, e saremo tutti in America. E non vediamo l'ora, voi studio! Grazie mille, Assassin's Creed effettivamente ha dei panorami che sono un pezzo d'arte. Adesso noi però torniamo alle postazioni, torniamo ad Alessio, che ha cambiato postura, si è messo seduto, anche perché è circondato dalla folla dei ragazzi che stanno guardando e giocando e dai venture capitalist del videogioco. Alessio, chi c'hai come ospite? Ci siamo seduti belli comodi per presentare Mirko Pennelli e Giordano Vinci, team leader dei primi due giochi in concorso che vediamo oggi. Partiamo da Mirko Pennelli, autore di Corrupted. Mirko, parlaci un po' del tuo gioco. Allora, Corrupted è un serious game multiplayer dalla tematica ambientalista, che vuole sensibilizzare le persone, i giocatori, sulla sostenibilità ambientale. L'obiettivo del giocatore, che può vestire i panni di una squadra di mostri o di ribelli, è quello di appunto riconquistare il mondo influenzando gli avversari e i territori nemici. È bello il videogioco parlato, ma forse è più bello vederlo. Vai con il trailer. Da un gioco ambientalista impegniamo, passiamo a tutt'altro. Come vedete, nelle mani di Giordano Vinci c'è un aeroplanino di carta. Questo per presentarci il suo Flypaper. Parlacene un po'. Grazie della domanda. Allora, Flypaper è un gioco che si basa su un principale obiettivo, quello di insegnare la programmazione Objective-C a persone che conoscono già linguaggi di programmazione come Java o C, il tutto divertendosi. Nel gioco saremo un aeroplanino di carta che dovrà schivare dei nemici. Questi nemici saranno caratterizzati da un colore specifico che sarà contrastato dallo schermo invece, che sarà in bianco e nero. Ogni nemico dovrà essere schivato, e l'obiettivo del gioco sarà quello di riuscire ad arrivare al punteggio massimo possibile.
Inoltre c'è la caratteristica di programmazione che permetterà a ogni utente di implementare tramite del codice Objective-C delle abilità per il nostro aeroplanino di carta per arrivare a punteggi sempre maggiori. Qui si parla di cose complicate, aeroplanini di carta, e vediamolo volare nel trailer del gioco. E atterriamo dal nostro aeroplanino di carta, parliamo dei corsi che sono qui presenti e delle alleanze strategiche Università degli Studi di Milano, ma anche Politecnico, sempre di Milano. Massimo, tu sei il nostro opinionista, il commento tecnico, che hai come ospite? Che succede? Ho qui con me Dario De Ponti, sì, perché sia il Politecnico di Milano che l'Università degli Studi di Milano sono stati unificati dal videogioco e hanno realizzato ognuno un fantastico corso di studi improntato sul videogioco, e Dario, che ormai è laureato, li ha frequentati tutti e due, una sorta di eroe. Come è andato? Esatto, vabbè. Allora, tanto per cominciare, sono qua per raccontarlo, per cui sono sopravvissuto e quindi questo è bene. Volevo più che altro sottolineare come sia stato particolarmente importante per la mia formazione frequentare entrambi i corsi, perché pur trattando, diciamo, gli stessi argomenti a livello generale, si focalizzano su delle problematiche, degli aspetti piuttosto diversi tra di loro, per cui, diciamo, poterli seguire entrambi fa in modo di dare una visione più completa di quali sono le problematiche in atto. Per quanto riguarda il Politecnico, ad esempio, ci si focalizza di più sullo sviluppo, mentre per quanto riguarda l'Università degli Studi, avendo a che fare, diciamo, come requisito con lo sviluppo e con la progettazione di un gioco online pensato per molte persone, ci sono delle problematiche di design che vanno assolutamente affrontate in questo ambito e che questo tipo di corso permette di approfondire. Sì, scusami, ti interrompo, Dario, e che prospettive ti sta dando a livello lavorativo? Di sicuro ha aiutato, non solo perché in eventi come questi si ha la possibilità di, come dicevate prima, entrare in contatto con le aziende effettivamente, ma anche perché seguire questi corsi dà un'idea di quello che è il processo poi di produzione effettivamente del videogioco, con le sue deadline, le sue tempistiche, le sue risorse e via dicendo. Per cui già avere un'idea di come ci si muove con questo genere di cose è importante. Ma io quello che ti sto chiedendo è, tu adesso lavori per? Io in questo momento lavoro per Mixel. E quindi? Quindi hai avuto una grande soddisfazione, sì. Anche perché comunque su un'opportunità, Mixel avremo, sì, un servizio dopo. Invece, esatto, al momento noi abbiamo un servizio che è stato realizzato dal CTU sul Dipartimento di Informatica. Ciao, sono Riccardo. Questo è il cortile del Dipartimento di Informatica della Statale di Milano e sono qua perché stiamo studiando come diventare dei game designer grazie al corso di online game design proposto dalla Statale. Io sono del Politecnico e sono qui perché il corso di online game design della Statale è riservato agli studenti di informatica della Statale, ma anche a quelli del Politecnico. Questo è lo C-Lab, dove si può studiare, ma si fanno anche le lezioni ed è possibile utilizzare dei computer per studiare o si possono anche fare degli esami qua.
È possibile partecipare al corso di online game design se si ha una laurea triennale in informatica, in comunicazione digitale o in ingegneria informatica. Bisogna conoscere l'inglese almeno di base, perché il corso viene tenuto in inglese. Bisogna saper programmare bene. Inoltre bisogna avere una passione per i videogiochi. Naturalmente al corso non si gioca e basta. Questa collaborazione è nata per caso, dall'opportunità che abbiamo avuto durante una conferenza scientifica che riguardava intelligenza artificiale e giochi, di conoscersi e di scoprire che entrambi stavano cercando di creare due corsi nei due atenei differenti, sempre in tematiche di videogiochi. Ovviamente venivamo da esperienze diverse. Io nasco nel mondo dell'intelligenza artificiale, che è completamente differente dal background dei docenti dell'Università di Milano. Quindi abbiamo scoperto anche che la nostra impostazione di corso, pur essendo sullo stesso tema, cioè dei videogiochi, era effettivamente diversa e si integrava bene. Quindi da quelli lì è nata l'idea di costruire un accordo fra le due università per poter avere due corsi che bene si incastravano e andavano a formare un progetto formativo per un intero anno su videogiochi. In due anni al momento ci siamo scambiati, abbiamo avuto almeno 7-8 studenti che hanno fatto questo tipo di esperienza positivamente, perché chiedendo agli studenti come vi trovate dicono: i corsi sono sulla stessa materia, quindi stiamo parlando sempre di videogiochi, ma effettivamente fate vedere esperienze e aspetti completamente diversi. Anche per noi docenti è stata un'esperienza molto interessante, perché abbiamo avuto la possibilità di avere delle classi miste con studenti con diverse impostazioni didattiche, che però ben si integravano nei lavori di gruppo e quindi contribuivano in maniera diversa, ma sullo stesso piano, a un progetto comune, che era il videogioco che dovevamo sviluppare. E dalla tana degli ingegneri, senza indugio, io lascio subito la linea invece alla tana dei goblin, a Dario, che ci presenterà una nuova ospite, anche questa al femminile. Dario, con chi stai parlando in questo momento? Di nuovo nella polisala, di nuovo nella sala dei giochi da tavolo, e abbiamo accanto a noi un nuovo ospite, Maresa Bertolo, docente di game design del Politecnico di Milano ed esperta giocatrice di giochi da tavolo, ed è proprio in questa veste che chiediamo di spiegarci che cosa stanno facendo i signori qui vicino a noi. Stanno giocando a Il Verme Tratto, che è un gioco basato sui dadi, progettato da un designer di giochi esperto in dadi, che ha studiato molto gli aspetti matematici che stanno dietro alle dinamiche di gioco. Dicevamo, docente del Politecnico di Milano, sì, perché il Politecnico di Milano, cosa non scontata, ora insegna anche la progettazione di giochi da tavolo e no. Esattamente, da diversi anni in università ci occupiamo di ricerca sul gioco e abbiamo dei corsi di game design. Io insegno game design alla scuola del design del Politecnico e i nostri studenti lavorano sulle analisi di come il gioco può andare a portare un'utilità sociale o di vario tipo grazie ai suoi meccanismi. Prova a farci capire, uno studente entra dentro in classe la mattina e che cosa fa, che cosa studia? Studia i testi dei grandi teorici del gioco, quindi Zimmermann, Salen, Huizinga, e li analizza, ci ragiona e progetta degli artefatti. Da noi progettiamo giochi da tavolo come tipologia di gioco, ma non solo, e ragiona sui meccanismi che spingono le persone a dedicare del tempo ad affrontare ostacoli che non hanno bisogno di essere affrontati. Questo è il contributo di Maresa Bertoli, docente del Politecnico, che ringraziamo. Noi ci dobbiamo spostare un pochino ora per raggiungere il nostro secondo ospite, a cui chiedo di alzarsi, anche lui molto preso qua nella discussione, sta osservando un gioco a giocare. Buongiorno Spartaco Albertarelli, che cosa giocano loro, Spartaco Albertarelli, game designer innanzitutto? Allora, in questo momento stavamo giocando due giochi, uno si chiama Quarto e l'altro Cathedral,
Sono due giochi astratti, quindi che rientrano nei giochi di tavoliere, quindi non tanto il gioco da tavolo tradizionale. I giochi di legno ricordano quelli dei genitori. Allora, l'idea di farli in legno, diciamo, è un'aggiunta. Questi sono i classici giochi che possono essere fatti con dei pezzi molto semplici oppure realizzati con dei pezzi molto più interessanti anche da toccare, proprio perché spesso e volentieri nel gioco l'esperienza anche tattile è estremamente importante. E quindi l'elemento, il pezzo che io vado a toccare con le mani mi trasferisce un'esperienza di gioco completamente differente. Spartaco ha 49 anni, è un game designer, ha progettato più di 100 giochi partendo proprio dai giochi da tavolo. Facciamo la domanda, quella dell'uovo e della gallina, quella impossibile. Da che cosa si parte? Dall'idea, dalla realizzabilità di un progetto? Come nasce? Allora, è chiaro che è una domanda da $1 milione e in pochi secondi è impossibile rispondere. Ci sono sostanzialmente due modi per sviluppare un gioco. Uno è quello, diciamo, che tutti si immaginano, uno si alza al mattino e sotto la doccia ha un'idea e da quel momento in avanti la sviluppa. E un altro invece è più legato al mercato, cioè si lavora professionalmente e quindi si ha a che fare con delle case editrici che hanno bisogno di giochi con certe caratteristiche, anche come numero di giocatori, età dei giocatori, eccetera. E quindi in quel caso uno che lo fa di mestiere, come lo faccio io, parte magari da delle librerie di idee di gioco e le sviluppa in funzione di un prodotto finale. Quindi sono due modi completamente diversi di approcciarsi alla creazione di un gioco. Oltre ai giochi da tavolo, tu progetti anche videogiochi. Non è molto chiaro come si riesce a passare dall'uno all'altro. Puoi provare a spiegarcelo? Questa è l'altra domanda che viene spesso fatta. In realtà non c'è nessuna separazione fra il mondo del gioco da tavolo e il mondo del videogioco. Proprio perché in realtà l'idea che sta alla base, quindi il concetto di fondo del gioco, è esattamente lo stesso in fase di progettazione. Lo strumento con il quale io gioco può essere uno strumento manuale, fisico, come un gioco da tavolo, può essere uno strumento virtuale, ma la matematica che sta dietro è esattamente la stessa. Questo era Spartaco Albertarelli, un noto designer italiano, ci ha parlato un pochino di quello che stiamo vedendo qua con tutta la gente indaffarata a divertirsi lì nello studio. Grazie Dario, il nostro scamisato che sta divertendosi nella Tana dei Goblin. Quando non è collegato con noi in realtà gioca come un matto anche lui. Invece adesso torniamo dal nostro Alessio alla postazione, perché lui ha il compito di farci conoscere uno dopo l'altro tutti i giochi in concorso oggi. E adesso quali sono i tuoi altri ospiti, Alessio? Nel mio salotto virtuale, anzi videoludico direi, mi hanno raggiunto altri due team leader di altrettanti giochi, ovvero Rosario Crisci e Andrea Mercuri. Il primo è autore del Nivram League Warriors, un nome che fa intuire lotta? Lotta, sì, esatto, è un gioco di combattimenti fra robot con un'ambientazione pseudo futuristica in cui appunto dei meccanici, diciamo delle persone che assemblano questi robot, li fanno combattere nelle arene, guadagnano dei punti e tendono a svilupparsi sempre di più. Quindi robot che si massacrano. Invece qui alla mia destra si cambia totalmente scenario, credo, con Andrea Mercuri e il suo Dreamers. Esatto, Dreamers, perché i giocatori si troveranno immersi in due mondi separati, uno è il mondo reale e uno è il mondo dei sogni. Nel mondo dei sogni i giocatori dovranno cooperare per raggiungere la fine del livello e recuperare le pagine del libro che riporterà tutto alla normalità e fermerà questi misteriosi sogni. Vediamo quindi prima il trailer di Nivram League Warriors per farci meglio un'idea di questo gioco innovativo. Thank you.
Ma un videogioco è niente senza una piattaforma su cui girare, quindi chiediamo a Rosario, per quale piattaforma è il tuo Niram League Warriors? Dunque, il gioco è stato pensato essenzialmente per essere sviluppato per PC. Microsoft per esempio ci ha chiesto se è possibile fare dei porting per le loro piattaforme, e sì, pensandoci bene sarebbe possibile anche fare dei porting per Xbox, e poi abbiamo pensato nell'infrastruttura di rete di inserire anche dei device mobili con i quali poter gestire e guardare un po' l'economia del mondo come sta andando in quel momento, le aste, le classifiche, insomma un po' tutto quello che riguarda il mondo. Quindi PC, smartphone, console, e invece a te Andrea, per quale piattaforma hai pensato il tuo Dreamers? Il nostro Dreamers è stato creato per PC, ma puoi sapere benissimo portato su PlayStation 3, Xbox e anche tablet. Pensandoci bene possiamo implementare anche qualche modifica nei controlli per tablet. Beh, allora vediamo l'ora il trailer di Dreamers, team leader Andrea Mercuri. Per ora dalla postazione PC è tutto, a te Massimo. Grazie, dunque abbiamo sentito parlare di PlayStation 3 e di Xbox, c'è chi su queste console programma già da tanto. Abbiamo una realtà italiana molto importante, devo dire una delle poche realtà italiane di una multinazionale che ha deciso di aprire in Italia, che è Ubisoft. Abbiamo qui con noi Gianmarco Zanna. Buongiorno. Che è appunto della filiale italiana. Sappiamo che tre studenti, ecco ormai ex studenti di questi corsi, sono stati assunti da voi poco fa. Come stanno, cosa fanno, come se la cavano? Ma se la stanno cavando egregiamente, oltre ogni nostra più rosea aspettativa, e credo che il merito di questo vada in parte al fatto che si tratta di persone dotate sicuramente del carattere adatto a sviluppare videogiochi, e in buona parte anche la preparazione universitaria che hanno avuto, perché loro hanno seguito questi corsi, hanno comunque lavorato su dei videogiochi, anche appunto se non a livello professionale, e questo sicuramente è servito loro per entrare già in quella che è l'ottica dello sviluppatore dei videogiochi. Che consigli daresti a questi studenti che ci stanno seguendo se vorranno fare videogiochi? Beh, il primo consiglio interessato che voglio dare è quello di controllare sempre la pagina Facebook di Ubisoft Milan. Abbiamo la sezione Jobs dove c'è la lista delle posizioni aperte per le quali è possibile candidarsi. Invece più globalmente il consiglio che do sicuramente è quello di cercare di fare molto da soli, ovvero l'università sicuramente sta avendo un peso sempre più preponderante in quella che è la preparazione al mondo del lavoro nel campo di videogiochi, ma sicuramente bisogna controllare, bisogna sicuramente attivarsi in prima persona per cercare di esplorare tutti quanti le aree dello sviluppo. Quindi il corso di studi e l'università sono sicuramente la base fondamentale in cui bisogna impegnarsi, ma il lavoro individuale a casa, quello che si fa da soli per pura passione, è sicuramente un'altra componente importante da non sottovalutare. Grazie Gianmarco. Adesso passo la palla al nostro presentatore dal sorriso smagliante, Antonio. Grazie mille Massimo. Abbiamo parlato di industria, abbiamo parlato di università, ma adesso apriamo una nuova finestra, torniamo a parlare di arte applicata al mondo dei videogiochi. Fabio, hai un nuovo ospite, chi c'è lì con te? Caro Antonio, innanzitutto il sorriso smagliato ce l'abbiamo anche noi, fai vedere. Samuele Arcangeli, ciao Samuele. Ciao, ciao. Allora, un artista incredibile, Antonio, perché qui siamo immersi nelle sue opere. Ora Marco Carraro in regia ci segue e ci fa vedere cosa ha realizzato Samuele, perché queste sono quattro ore straordinarie. Samuele, io direi, innanzitutto ti chiedo come sono state create e qual è l'idea che sta dietro la realizzazione di questi quadri. Ok,
Allora, intanto gioco, quindi la partenza è stata ovviamente il gioco, quindi tutti e quattro i dipinti arrivano da un'unica parte di un albero, cioè un unico legno che poi è stato sezionato in quattro parti. Quindi l'elemento conduttore è comune e quindi è il gioco, però tutti e quattro i personaggi sono praticamente rappresentanti di culture e parti opposte di tutto il mondo. Quindi abbiamo Wright che è americano, il Nuovo Mondo, Pajitnov, scusate la mia pronuncia russa, che è l'inventore del mitico Tetris. Mi sono ucciso col Game Boy agli antichi anni. Si è ammazzato con Tetris. Quindi Russia. Dopo abbiamo Miyamoto, il mitico Mario Bros, il Giappone. Che è qui. Mentre qui, l'altro angolo, dedicato ad Ada Lovelace, quindi siamo nel nostro mondo, quindi in Europa, con l'inventrice del primo, non computer, il primo metodo di lettura, la famosa scheda col punto vuoto, il punto pieno, le vecchie schede con ritaglio, i primordi del videogioco, del computer. Tu sei un po' il trade union, no? Tra il videogioco e l'arte. Difficilissimo, sì. Difficilissimo, mi diceva prima, è un po' teso per questa cosa. No? Abbastanza. L'arte, tra virgolette, tradizionale, la mia, quindi magari con gli stessi strumenti classici, la matita, che poi alla fine si usa anche regolarmente. Per i progetti, per la partenza è sempre quel foglio, il pezzo di carta con la matita. Penso che per tutti i tipi di arte, specialmente anche per il videogioco, quello è sempre un inizio. Comunque mi sono perso. No, io volevo far notare, grazie anche a Marco Carraro che può stringere, la particolarità di questi quadri, perché ci sono questi punti molto particolari, ce li descrivi? Sì. Le venature e i nodi del legno, che sono di per sé un gioco bellissimo, ma un gioco che ha dietro una storia. Tanto lavoro, soprattutto. Tanto lavoro, sì, millenni di lavori, del legno, anche solo per crescere questa pianta, quindi ha avuto la sua storia, il suo percorso. Noi la vediamo così adesso con questi bellissimi segni naturali che vogliono praticamente lavorare col mio lavoro. Questo sarebbe lo scopo principale, cioè il mio segno, far compenetrare il mio segno col lavoro stesso della natura. Quindi sono sempre veli di colore leggerissimi, la venatura traspare. In Wright mi muovo. Muoviti pure liberamente come vuoi. Wright lo vediamo meglio. E quindi quello nell'angolo, sì. Ecco, questo qua che sta inquadrando ora Marco Carraro, sì. Sì. Quindi è sempre un lavoro, il legno viene da legno, i segni sono fatti con del carbone, quindi è sempre legno, carbone bruciato, del fuoco, i segni principali, poi sciolgo tutto con dell'olio di lino, degli stracci, delle pennellesse e poi vado a aggiungere dei piccoli strati di colore, anche quando colore è diluito in molto olio. In questo modo riesco a far trasparire il lavoro della natura e quindi però stiamo già uscendo dal videogioco. Ma Samuele, in brevissimo tempo, perché dobbiamo chiudere, il prossimo progetto e poi ti devo chiedere un'altra cosa. Va bene, il prossimo progetto è con Ubisoft, quindi stiamo lavorando... Ansia, stiamo lavorando con lui, con Ezio, con Altair, i vari personaggi. E ci sarà una grande mostra Art Revolution al Museo della Scienza e della Tecnica in settembre, ci sarà l'apertura, adesso stiamo proponendo... Tra settembre e novembre, giusto? Sì, abbiamo appena presentato il catalogo il 19, quindi 2 giorni fa. Sto preparando la mia versione dell'Animus, un Animus manuale, cioè la persona potrà entrare in questo ambiente
e decidere lui quale antenato scegliere. Cioè abbiamo Desmond, che è sempre il personaggio, magari un po' più vecchio, qui nei vari numeri sta anche lui invecchiando, pizzi, baffi, insomma. Ah, un po' come te, cioè, questo baffo particolare. Allora, dobbiamo chiudere, però mi dicono che tu sei un grandissimo giocatore di Assassin's Creed. Il più grande, il più bravo? No. Con questi baffi però un po' sì, eh. Preferisco Pong. Preferisci Pong. A voi studio! E anche il nostro artista Samuele ha un po' questo aspetto da personaggio dei videogiochi, ma adesso facciamo un salto un po' più pesante per un certo verso, come poi il videogioco abbia molte sfaccettature, vero sì, Massimo? Sì, abbiamo visto che i videogiochi vengono utilizzati in ambito civico, ma anche, scopriamo adesso, in ambito ospedaliero. Abbiamo Sauro Vicini, che lavora all'ospedale San Raffaele di Milano, e io leggo qui, responsabile E-Services for Life and Health, IRCCS. A che cosa corrisponde questa misteriosa sigla? Certo. Sì, la sigla in realtà rappresenta il fatto che l'ospedale San Raffaele, oltre ad essere chiaramente conosciuto per la sua attività di cura, ha anche tutta un'attività di ricerca per la quale anche in questo caso è riconosciuto. Tra le varie attività c'è appunto quella dell'innovazione tecnologica nei servizi alla vita e alla salute, i Services for Life and Health appunto. E in questa attività che San Raffaele svolge con questa unità, lo scopo è quello di portare la tecnologia, rendere abilitante alla propria funzione di assolvimento dei sistemi relativi alla salute e al benessere dell'individuo. Questo significa che nel contesto dei giochi chiaramente abbiamo le applicazioni più classiche, che sono quelli del serious game, dei simulatori per il training, a volte anche del personale di sala operatoria, adesso che è particolarmente utilizzabile anche la robotica chirurgica, quindi il training occorre essere particolarmente specifico. E poi dopo tutta la parte dell'edutainment, quindi l'educazione resa più facile, più pratica anche per i ragazzi attraverso l'intrattenimento. Ad esempio i nostri bambini nel reparto di pediatria ordinano il loro pasto attraverso un totem 32 pollici touchscreen, dove apprendono anche contenuti di nutrizione, comunque relativi alla componente alimentare, e quindi riescono a ordinare il pasto in un modo più consapevole riguardo alle caratteristiche che questo avrà. Più consapevole e immagino anche divertente. Certo, certo. Questo divertente come sono i software e i videogiochi sviluppati da Mixel in questo servizio. Il consorzio Mixel è stato fondato nel 2007 e nasce da un'idea di alcuni imprenditori che erano convinti che il mercato multimediale, in particolare il mercato mobile, avrebbe avuto delle nuove prospettive con l'evolversi di queste nuove tecnologie. L'idea era un po' quella che in Italia c'erano tutte le competenze per realizzare applicazioni di grande livello e di alta qualità, ma che per una serie di motivi storici e contingenti non si era mai sviluppata. Di fatto il Made in Italy e la cultura del design italiano non aveva mai trovato sbocco in questo settore, che già nel 2007 era considerato assolutamente promettente. Nel mercato dei terminali mobili la situazione è diversa, in quanto le tecnologie sono in una fase di crescita e di sviluppo. È chiaro quindi che in quel settore c'è la possibilità, quella si chiama una finestra di opportunità, per poter far sì che si possano inserire delle strutture anche piccole e anche magari giovani. Nel campo dei videogiochi di fatto c'è uno spettro molto ampio di competenze. Io credo che al crescere della dimensione della struttura sia meglio e sia più efficace avere delle persone molto focalizzate nelle proprie aree. La caratteristica principale è la passione. Uno deve cercare di fare delle cose in cui sente di avere delle emozioni, sente di avere degli interessi, sente di avere la possibilità di realizzarsi. È chiaro che l'università non può essere quel contesto dove si imparano le ultimissime tecnologie, perché di fatto non c'è modo di strutturare una formazione per le tecnologie così recenti. Però se l'università ha dato la capacità di organizzare il pensiero, di organizzare le informazioni, un giovane può in tempi molto rapidi essere produttivo.
La nostra multidisciplinarità intrinseca, richiesta dalle attività che noi facciamo, ci permette di interagire con università diverse, proponendo a ciascuna offrire a noi e di fatto di mettere in compartecipazione con altre università quelle che sono le loro specifiche competenze. E per conto noi permettiamo a dei giovani di confrontarsi, ognuno con la propria area di competenza, in progetti che magari, proprio perché di ricerca, non sono progetti focalizzati al mercato, ma che permettono di far circolare idee e permettono ai giovani di confrontarsi con delle problematiche produttive, reali e concrete. Prima dell'avvento degli store, dei cosiddetti Apple Store, Application Store, era molto complesso riuscire a entrare sul mercato. Ora invece il mercato è molto cambiato, in quanto questi Apple Store offrono un contratto standard, delle regole di pubblicazione standard, non c'è un piano editoriale dietro a cui ci si deve uniformare, non c'è un problema di sovrapposizione con altre applicazioni e grazie alla distribuzione online un editore può distribuire non solo in Italia, ma di fatto in tutto il mondo. Ed è uno scenario davvero in qualche maniera anche entusiasmante ed emozionante. Noi abbiamo creato un'etichetta che in qualche maniera esprime la nostra idea, il nostro progetto imprenditoriale, ed è un'etichetta simile a quella che troviamo nelle camicie, dove c'è scritto di solito 100% cotone. Beh, noi abbiamo fatto un'etichetta dove c'è scritto Mixel 100% Made in Italy, cercando di sviluppare un brand, sviluppare uno stile di produzione italiano e cercando di riuscire a guadagnare una nostra fetta di mercato e di consolidare la nostra posizione. E mi sa che sulle produzioni italiane, caro Antonio, noi siamo arrivati al break, se non mi sbaglio. Esattamente, abbiamo scollinato, siamo alla metà della trasmissione, facciamo un quarto d'ora accademico, visto che è sempre il mondo dell'università, però non ci lasciate perché mentre siamo in pausa scorreranno delle immagini molto interessanti da guardare. Ci rivediamo fra un quarto d'ora, sempre su questo sito. A presto.